Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video che chiacchiericcio, nonché videoblog, perché stamattina volevo il caso che volevo fare videoblog ma non sono riuscita e quindi alla fine ho fatto un bel niente, non solo una passeggiatina lungo il, come dire, lungo il porto e poi ovviamente ho fatto una passeggiata anche tutta la via nazionale, il centro storico di Palau. Niente, sono fatta una breve passeggiata, breve, che poi me l'ho dilungata, il lungo e largo. Ah, PS, se vi trovate con le, come dire, con le tutte struccate, eccetera, non me la sentivo perché già oggi no, non sto tanto bene. Anzi, sto bene, ma ho il ciclo, diciamo la verità. Quindi col ciclo non è il caso di... Non è il caso di... non lo so, ragazze, non ho idea. Sì, non è il caso di stare tutta imbellettata, però vabbè, mi potrei anche imbellettare. Casomai il prossimo video lo faccio. Aspettate un secondo, che vi sistemo un po'. Non vedo tanto una bella ripresa, boh, vabbè, niente. Quindi, non lo so, ragazze mie, cosa devo... Non ho ancora idea, boh. Perché nei non so, questi video così improvvisati, boh, vabbè. Spero che questo video comunque vi possa interessare, anche se è un video di compagnia. E oggi ho mangiato un bel po' di riso, anzi un bel buon piatto di riso al sugo, con la carne, di salsiccia, con la salsiccia, sì. Salsiccia è tutta fatta spericolata a pezzi, molto buona. Ragazza, che buona la salsiccia. Non so come si chiama la... Non è ragù, è la risola, la risola. La risola. Il riso al sugo con... Qui in Sardegna si chiamano i polpetti, con la carne fatta con la spericolata salsiccia nel mezzo, immersa nel riso nel sugo. Col riso al sugo, sì. Semplice. Non mi ricordo come si chiama, c'è quello su internet, casomai... Lo scrivo in info box se mi ricordo. E niente, che dire, sono finalmente rientrata a casa da un bel po'. Ho mangiato il riso sarà con la salsiccia spericolata. Non ho fatto nessun riposo, anzi, ho sonnecchiato sul divano, guardando Mi Beautiful. Adesso c'è Tramara, ma ho voluto stoppare per fare questo benedetto video. E tra l'altro, come potete ben vedere, sono davvero struccatissima perché non c'ho, cioè, a parte queste che l'ho rifatte, ma non sono più tante fatte granché, però non mi interessa. L'importante è che sto bene io. E niente, anzi, fa anche riflesso con gli occhiali, io non capisco il perché. Boh, vabbè. Quindi, allora, ieri mi sono andata a pulire casa, tutta quanta casa, anche oggi arrivo di nuovo a pulire casa e niente, quindi alla fine è successo che non ho fatto nulla di chissà che, pulito casa, non avevo molta voglia di farlo, però alla fine mi è piaciuto e mi ha anche molto rilassato. Ho lavato i piatti, ho lavato anche per terra, prima ho spazzato, poi ho pulito. Cioè, scusate, prima ho lavato i piatti, sempre col solito detergente, intanto cambio detersivo dei piatti, dei soli piatti, oppure metto quello... Sì, mi sembra che sia sempre soli piatti, sì. Soli piatti, oppure quello della Dexal, o a volte anche quello preso dal Despart. Al Despar e poi niente ragazze, mi sono messa a lavare i piatti, asciugare le pentole, lavare le pentole, piatti, posate, bicchieri, eccetera, tranne che quelli della colazione. Quelli della colazione ovviamente me li sono dimenticati, e vai, vabbè, nulla, no comment. Quindi cosa volete che vi dica? Allora... Tutto sommato, non lo so ragazze, sembra che
quello che pulizia che faccio tante volte non mi fanno impazzire, non perché non voglio pulire, ma perché più che altro la prima un po' male quando c'è da pulire la casa, per me tante volte è un incubo. Se invece voglio registrare qualche video per pulire la casa, allora sono tutta io, appunto. Ma se no, non lo so, ragazzi, non ne ho idea. Invece, dopo questo video, penso che farò il video di prodotti finiti. Ce n'è poco, ma raga, non voglio stare troppo lì a tenerli per fare muffali, ovvero per fare cattivo odore. Non hanno cattivo odore, ma non è neanche il caso che li tengo lì giorni, giorni, giorni. Casomai farò una busta separata l'una dall'altra quando li dovrò, cioè che li ho qua sotto la scrivania, proprio sopra voi, sopra sotto di voi, che dove sto registrando, tra l'altro. E sotto la scrivania c'è la bustina, cioè bella pronta, non ve la faccio vedere, tanto sapete già qual è. E niente. Allora, ritornando al discorso della pulizia della casa, dei piatti, delle stoviglie, via discorrendo, ho pulito il pavimento, prima l'ho spazzato, non l'ho spolverato a casa perché non mi andava manco i vetri né niente, ma al prossimo giro, forse, se me ne viene la buona pazienza e soprattutto volontà, proverò a registrare qualche pezzetto di video. Non tutto, non tutto, perché ne voglio fare a spezzettoni, pezzetto per pezzettone di video. Cioè, cosa voglio dire? Già si sa, già avete capito. Non fare tutto un video unico, unico, cioè unico sì, ma non con la stessa scena, ovvero diverse scene ma non ripetute, perché sennò così viene troppo lungo e magari poi voi dite che vi stancate a guardarlo. E in un certo senso avete anche ragione. Potrei tagliarlo per metà, farlo per metà, non lo so, adesso si vedrà. Ok? E niente. Cosa ho fatto ieri? Nulla di che, ero tutto il giorno spaparanzata sul divano a guardare video su YouTube e anche a guardare video, no, guardare video, scusate, a ascoltare un po' di televisione. Sto ascoltando che in tutta Italia c'è un disastro di brutto tempo, che veramente c'è da mettersi le mani ai capelli. E quindi vabbè, no comment, no, non va per niente bene, va malissimo. Perché? No, adesso non sono arrabbiata, scusate ragazzi, ho fatto la faccia che non dovevo fare. Però è così. Mi piange il cuore, perché mi piange il cuore che una parte dell'Italia, tipo la Toscana, come si suol dire, è in ginocchio. E quindi, ragazze, è così. Vorrei fare anche una preghierina. Vi abbraccio tutti, quelli della Toscana, compresi quelli di Faenza. Vi abbraccio tutti, perché non ho capito male se anche a Faenza c'è qualcosa che ho sentito. Non ho... Vabbè, comunque, se qualcuno di Faenza mi sente, non ho capito, vi abbraccio tutti, vi stringo tutti a me perché vi voglio molto di bene. Toscana, Veneto, dappertutto. Di dove siete, vi abbraccio tutti, col cuore. Vi adoro perché siete delle brave persone. Non perché voglio fare troppo la melosa, ma perché veramente io vi stimo tutti italiani. Anche io sono italiana, sono italo-americana, ma sono anche italiana. Già, c'ho un miscuglio di origini, ma in primis la mia lingua madre è, oltre ad essere l'inglese, è anche l'italiano. In primis, già. E nulla, ragazzi. Ah, volevo dire un'altra cosa ancora, non ho terminato. Che dire, i piatti, non i piatti, dei tessimi piatti, quello sono i piatti, mentre quello della Dexal è al limone. Ce n'è uno al limone e altri due sono i piatti della Despa, che non so, pare che sia al limone. Tutti e due. Fatemi pensare, sì, mi sembra di sì. E poi, per lavare per terra, con la lavarichina è normale, semplice, pulisce bene, pare che sia, non vorrei dire una fregnaccia, come si suol dire, una fesseria. Però mi sembra che faccia veramente un bel profumo, una bella fragranza profumata, non so manco dire.
Boh, comunque sì, pulisce bene, disinfetta bene e lava bene. Quindi ho approvata la lavarichina, che l'ho presa tra l'altro in un negozio, come dire, vicino a casa, sì, vicino a casa, e in questo negozio vicino a casa prendo tante altre cose di cui io mi fornisco quando non ho più nulla da prendere, quando non c'è nulla da prendere da altre parti, prendo questo negozio. Che si chiama Market Gallura 2000, sì, esatto. Sta a fianco di fronte quasi a 2 passi dalla farmacia di Nicolai. E nulla, qua a Palau, voglio dire, perché sono di Palau, in Sardegna, per chi non lo sapesse e fosse vicino, fosse nelle vicinanze di Palau, io sono di Palau. E niente, quindi a volte mi fornisco lo spin, dipende dove vado, mi fornisco, però più delle volte mi fornisco qua vicino casa. E che altro dirvi? Niente, ho preferito lavare i piatti con le sole piatti, poi le asciugo con lo strofinaceo e poi tutto sommato li ripongo a posto, ovviamente. Per spolverare sto prendendo aspettate un attimo, un secondo solo, uno di questi qua, che l'ho preso da un cassetto, bello pulito e profumato, direi anche. Sì, di questi spugne e microfibre, che adesso lo ripiego per farvelo vedere a voi. Ed è bello, bello, bello. Igienizzato e quant'altro pure, sì. Vedete, questo è rosa. Allora, dal vivo è un rosa fucsia, diciamo, sì. Invece qua lo vedete ancora più acceso, ma non è così, ve lo assicuro. Forse dal vivo, allora, non è forse dal vivo, è che alla luce si vede diverso, alla luce. Mentre se lo metto così è più scuro, vabbè, niente. È più acceso, scusate. E niente, ragazze. Per spolverare utilizzo quello e questa qui che mi sono dimenticata mentre stavo spolverando, costa 1,60 euro, scusate, 1,40 euro, sì, 1,40 euro, anti-alone, multiuso igienizzante, vetri e risplendo, vabbè, questo qua, con disegni dell'Italia, ovviamente, questo qua, bellissimo. Cosa ho detto? Bellissimo, che c'entra? No, vabbè, utilissimo, lo vedrete utilissimo. E per vecchi, sì, ciao. Per vetri, specchi senza lasciare aluni. Ma io l'ho provato e devo dire che non è malaccio, dai, non è malaccio per niente. Plastica, acciaio, inox e cromature. E poi niente, puoi pulire sia con la carta che con le altre cose sul bagno, con le straccetto o microfibra, non cosa te pare a te. L'importante è che si pulisce. E poi niente. Qua ce n'è 750 ml di prodotto. Ecco qua, si vede? Sì, eccolo qua. E niente, e quindi vi ribadisco il prezzo, vi ribadisco. Costa e costicchia 1,40 euro. Sì, allora questo lo metto, al momento lo metto qua perché poi lo vado a riporre in bagno al suo posto, dove ci sono tutti gli altri detersivi, gli altri sgrassanti. E niente, ragazze. Poi spazzo, lavo per terra quando finisco tutte le altre faccende di tutta la casa e esco a fare un giro come ho fatto stamattina. Ho un contratto anche per giunta per mio zio, che tra l'altro stasera dovrebbe venire a cena, ma vabbè, dettagli sono questi come al solito. Niente. E che dire, niente, ragazze. La borsa l'ho lasciata di là, è quella che vi ho fatto vedere, mi pare, ieri o avanti ieri, non mi ricordo. Comunque, lì, siamo lì. Ecco, la borsa piccolina che mi sembra, a me sembra piccola, ma voi avete già notato che sì, avrete già notato che è capiente. E infatti lo è, non è capientissima,
Ma ci sta di tutto. Di tutto, tutto no, ma qualcosa ci sta. E niente. Scusate se mi distraggo a guardare dietro, avanti, a destra, a sinistra, ma vorrei vedere dove ho messo la mia borsa. Mi sa che l'ho dimenticata in sala. Sì, infatti, come non detto, va bene comunque lo stesso. Da. Allora, che dire? Dopo questo video vi sarà un altro video dei prodotti finiti, beauty, non ne ho idea, e nulla. Ah, questo prodotto qua che ancora non l'ho terminato, chissà quando lo terminerò, questo qua, questo della Avène, che non si vede la mazza. Faccio così si vede, sì, Avène, e costa, ammazza, 12,90 euro, non è poco, ma non è molto, ma non è neanche poco, vabbè, questo, ed è della Avène Eau Thermale. Senza alcol, è vero, ma è pessimo, perché a me non fa impazzire, boh. No, pessimo non è, bugia, ha un bell'odore, ma soprattutto fa lascelle belle profumate, perché è quello che voglio, fa lascelle belle profumate, però, boh, non ho idea, secondo me. Sì, ce n'è pure ancora, nonostante l'ho usato poco, ce n'è ancora. Aspettate un secondo. Sì, ce n'è ancora. Vedete? Ho provato a girare la manopolina e ce n'è ancora, quindi devo assolutamente finirlo. Anche se non mi fa impazzire, però mi piace la follia perché non fa odore. Cioè, ha un profumo che sente, come si può dire, si percepisce letteralmente. No, come sto voglio dire, no, si percepisce leggermente, però l'odore non è un odore né brutto né bello, però boh, come dire, sì, mi piace, però avrei preferito il profumo, vabbè, che il profumo c'ha l'alcol, quindi no, nisba, però come deodorante, se mi capita, forse lo ricompro, ma ci penserò due volte prima di acquistarlo, anche perché l'ultima volta che ho fatto la ceretta con questo qua, poi facendomi una terza doccia dopo la seconda, ovviamente non mi ha pizzicato per niente, tantomeno mi ha fatto, sì, pizzicato, irritato, quello che volete, non mi ha dato nessun fastidio all'ascella, perché da questa parte qui dovete sapere che c'è un'irritazione da, non è da sudore, da ascella proprio, da ceretta, da coso. C'è detta neanche, come dire, sì, vabbè, da sudore, se la volete voi. Ho la sudorazione un po' eccessiva, ma ci sta, perché, come si vuol dire, adesso non voglio farla troppo lunga né fare nessuna discriminazione, ma essendo mulatta, come si vuol dire, non c'entra una mazza, ma i mulatti che nascono da quelli di colore hanno i pori più grossi, non so come spiegarmi, non voglio fare, ripeto, non voglio fare nessuna discriminazione, però hanno i pori più larghi, non so come si dice, e quindi tendono a fare il sudore più eccessivo, ma non vuol dire che anche, non voglio dire che io puzzo come una capra, anche no, però ho un sudore che mi dovrei lavare tutti i giorni, ed è quello che faccio infatti, stamattina già mi sono lavata. Sì, e anche domani mi lavo, oltre a stasera, e niente. E ovviamente non farò sempre il solito video skincare, perché se chi lo vuole vedere lo vede in altri video, che farò a breve non so quando, ma vedremo. E poi nei prossimi video non so se riuscirò a farvi il video delle ricette, ma ci voglio provare, non è detto. Al massimo vi farò il video, come avete richiesto voi, sul cavolfiore e anche altri tipi di video sull'insalata che mi piacciono di più a me, ci voglio provare. Dai. Bene, ragazze, questo era tutto, ci vediamo a un prossimo video. Anche perché il prossimo video voglio che sia sui prodotti terminati dell'igiene personale, del mio corpo. Ciao. Zombie apocalypse.